sembra che tra la prima, diciamo, il primo lockdown, quello che risale a marzo-aprile 2020, all'attuale situazione di oggi, ci siano state delle grandi differenze anche dal punto di vista, come posso dire, proprio della mente, del rapporto della nostra mente con la vita. Ne parliamo con una grande esperta, una psicanalista, Vera Slepoi, autrice tra l'altro di un bellissimo lavoro che si chiama L'orologio della mente. Allora, dottoressa Slepoi, sono contenta di averla in collegamento. Che cos'è questo orologio della mente? Chiaramente il titolo L'orologio della mente è un titolo evocativo, perché in qualche modo è la sintesi di quelli che sono stati passaggi, quindi una sorta di orologio che si è interrotto della nostra vita dai primordi dell'evento della pandemia, cioè da quando abbiamo avuto conoscenza di quello che stava accadendo fino al periodo attuale. Quindi l'orologio è perché ad un certo punto tutti i nostri passaggi, il nostro modo di interpretare la realtà, la nostra quotidianità si è in qualche modo interrotta e ha dovuto procedere secondo modalità totalmente diverse, forse anche sconosciute al nostro tessuto. Certo. Ma se lei dovesse in un certo senso riassumermi brevemente quelle che sono, come posso dire, le differenze emotivamente, perché io le dico quello che ho respirato intorno a me, che respiro intorno a me e che io stessa sto rilevando, e che attualmente mi sembra che stiamo peggio di prima, cioè paradossalmente l'anno scorso è stato quasi un momento di, come posso dire, di condivisione, di affetti che si stavano in qualche modo ricucendo anche con persone che magari uno non vedeva ma sentiva vicine. Attualmente c'è una solitudine che sta diventando agghiacciante, o mi sbaglio? Beh, assolutamente sì, è avvenuto proprio questo, nel senso che la prima fase è stata, chiamiamola, la fase dello stupore. Cioè improvvisamente la nostra vita si è dovuta modificare, una sorta di trauma, è stato come un flash sulla nostra quotidianità, per cui dentro il grande mondo della paura, perché la prima fase era la paura e l'angoscia su qualche cosa che non sapevamo né interpretare né controllare. Quindi la solidarietà e l'ignoto sono stati gli elementi di forza, ma dentro questa fase si è costruito un percorso che in questo momento stiamo pagando a prezzi piuttosto alti, che l'illusione. Cioè dopo i 3 mesi del sacrificio, ognuno pensava, il tessuto sociale pensava che ci fosse un premio, pensava che comunque bastasse, non c'è stata, se vogliamo, inavvertitamente una consapevolezza di dare i messaggi giusti, certo. Perché finita la prima fase invece del liberi tutti, ma era comprensibile perché culturalmente quel sacrificio era stato vissuto come un sacrificio del tempo che si è fermato ma che poi si sarebbe ripreso esattamente nel punto in cui l'avevamo lasciato. Quindi il percorso di crescita è stata più una nostra necessità di costruire una fantasia, una leggenda sulle certo. nostre. Quindi il ritrovare la memoria, i mondi, la solidarietà erano necessari per affrontare il grande momento di angoscia, ma dentro si costruiva poi il paradosso dell'illusione ed è il problema che ha maturato la follia dell'estate, quindi il rifiuto, se vogliamo, inconscio, una rimozione, possiamo spiegarlo in tanti modi, per cui si pensava che si poteva alleggerire la pressione, che tutto sarebbe andato al meglio, per poi precipitare in quella che io chiamerei la ricaduta, perché poi la ricaduta è esente dagli strumenti, perché le persone stanno così male, perché non hanno un'attrezzatura reale su una fase che si è prolungata nel tempo, che ha in qualche modo polverizzato quelle che erano le fantasie, quello che era il sostegno certo. della solidarietà. Cioè l'individuo regge una situazione di stress solo per un periodo di tempo, se poi non hai dei contenuti e non hai in qualche modo, se non nutri. Quali saranno, dottoressa Slepoi, le conseguenze di tutto questo? Cosa pensa lei? Che cosa ci succederà nel prossimo futuro? Infatti il manuale è nato come manuale di automedicazione. Sì.
proprio perché la gente stava chiusa dentro e quindi tutti questi articoli che io ho scritto per i lettori di Quattro Quotidiani era un modo per accompagnare il lettore, il cittadino, un mondo emotivo estremamente complesso. Il problema è questa fase dove l'aggressività, l'insofferenza, l'intolleranza, la passività e in qualche modo la delusione in qualche modo erodono quelli che erano tutte le energie che abbiamo messo nella prima fase. Certo. Quindi i sentimenti sono molto complessi, molto più gravosi, a prescindere. E c'è anche una certa stanchezza, una disillusione, una visione del futuro che non è più riprenderemo a essere meglio. Ce la faremo a ritrovare un equilibrio. Io non dico di tornare come prima perché lo ritengo un po' difficile. Tornare come prima no, nel senso che quando tu hai vissuto un'esperienza non sei più quello di prima. Certo. Se tu non hai mai bevuto un bicchiere di latte, improvvisamente lo bevi, non sei più dentro il mondo sconosciuto di quella sostanza, sai che cos'è? Quindi noi adesso abbiamo vissuto tutte queste esperienze. Il problema è che non ci sono dei contenuti valoriali adeguati. È come se improvvisamente ci siamo fermati in una zona estremamente buia della nostra esistenza. E riusciremo a ritrovare la luce, quella che chiamiamo una luce, un obiettivo che ci porti a ripartire con energia, con entusiasmo, con fiducia. Ognuno a seconda della sua vita. Io sono pessimista nella lettura degli eventi, estremamente realista, non mi piace mentire o rimuovere, però ho fiducia nella capacità che le persone hanno, sempre l'umanità ha trovato luoghi della rinascita. Però un luogo della rinascita diverso riguarderà chi sarà riuscito a non avere la nostalgia del passato. Cioè il dramma è che dovremo cercare di non avere la nostalgia di quello che noi eravamo. Grazie Vera Slepoi, questa parola è molto importante, cercare di combattere la nostalgia del passato. Aiutiamoci con questo orologio della mente che è una sorta di manuale che ci dovrebbe aiutare. La ringrazio e la ringrazio di aver pensato a noi con questo bel lavoro. Grazie Vera Slepoi. Grazie.